Prendo atto che non vi sono obiezioni e dispongo l'attivazione. Saluto l'avvocato Fabrizia Vigo, responsabile dell'ufficio relazioni istituzionali dell'ANFIA, la dottoressa Alice Onore del medesimo ufficio ANFIA. È già stata ascoltata da questa commissione in occasione dell'esame, sempre in sede di valutazione della conformità al principio di sussidiarietà della proposta di regolamento sulla durabilità delle batterie Euro 7. Mi preme segnalare in questa sede che, a causa della scadenza dei termini per l'espressione del parere allo svolgimento della campagna per le elezioni amministrative, abbiamo dovuto concentrare nella seduta odierna lo svolgimento di alcune importanti audizioni relative alla proposta di regolamento, sulla quale la nostra commissione è stata chiamata ad esprimere un parere ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà della seduta odierna. Ciò non toglie la rilevanza, questo importante momento conoscitivo, perché le preziose indicazioni che ne scritturano potranno essere puntualmente trasposte nel parere. Cedo la parola ai nostri ospiti, pregandoli di contenere il loro intervento in 7 minuti. Ah sì, sei un po' arretrato. Quest'estate ricambiamo. Grazie mille a tutti, grazie mille Presidente per aver avviato questo ciclo di audizioni informali su questa regolamentazione che riguarda i target di riduzione della CO2 dei veicoli pesanti, che è un'altra regolamentazione che impatterà fortemente la filiera industriale automotive insieme, come ha accennato anche prima, insieme alla nuova regolamentazione sui standard Euro 7. Premesso ovviamente quelli che sono gli impegni della filiera automotive per contribuire con la produzione di veicoli sempre più sostenibili a quelli che sono gli obiettivi di decarbonizzazione del settore trasporti, è importante su questa regolamentazione fare una premessa. Non stiamo parlando di autovetture, stiamo parlando di camion, stiamo parlando di autobus, quindi parliamo di mezzi completamente diversi, sia per quanto riguarda ovviamente il percorso, il procedimento, il processo produttivo, sia diciamo per la loro peculiarità, perché sono dei veicoli che sono degli beni strumentali d'impresa, cioè sono veicoli che vengono acquistati dalle aziende che fanno trasporto merci, che fanno trasporto pubblico e quindi ovviamente questa è una regolamentazione che oltre a impattare ovviamente noi come settore industriale, impatta quelli che sono i clienti delle nostre aziende. La proposta interviene su una regolamentazione che è stata approvata nel 2019, che è stata la prima regolamentazione per quanto riguarda i target dei veicoli industriali, mentre invece sulle autovetture, diciamo, la regolamentazione è di diversi anni precedenti. Nel 2019 erano già stati identificati dei target molto sfidanti per quanto riguarda i veicoli industriali, avevamo il meno 15% al 2025 e meno 30% al 2030. La proposta della Commissione mantiene fortunatamente inalterato il meno 15% e auspichiamo insomma che almeno questo a 3 anni diciamo, anzi a 2 anni non venga modificato, mentre invece inasprisce il target al 2030 di un ulteriore meno 15%. Quindi abbiamo al 2030 la necessità di una riduzione delle emissioni del 45%. Diciamo, come sempre è importante ricordare che questa regolamentazione, i target, sono raggiunti dalle case automobilistiche sulla base di quello che vendono, non sulla base di quello che ovviamente producono. Quindi il mercato diventa, diciamo, il fulcro della possibilità del raggiungimento di questi obiettivi. Come dicevo, già il meno 30% per questa tipologia di veicoli pesanti è ancora oggi estremamente ambiziosa, per cui nella lettura di questa nuova regolamentazione questo inasprimento, come dire, è a nostro avviso un po' irrealistico, anche perché, come dicevo, il tema del mercato è sicuramente, come dire, l'accettazione delle imprese di trasporto o delle imprese di trasporto pubblico, anche perché questa regolamentazione inserisce tra le tipologie di veicoli anche gli autobus. Al 2030 è previsto il 100% di veicoli di autobus elettrici. Quindi, oltre all'accettazione da parte della clientela, ovviamente torna al centro della
della questione la fruibilità di questi veicoli. Le aziende hanno bisogno di avere un ecosistema capace, un'infrastrutturazione in grado di garantirgli la possibilità di utilizzare questi veicoli. Quindi la nostra proposta, diciamo, di miglioramento di questa proposta della Commissione è quello di considerare il meno 45% veramente difficilmente raggiungibile e per gli anni 2035 e per il 2040 legare strettamente nella regolamentazione l'identificazione del target a quello che è l'andamento delle condizioni abilitanti, perché ad oggi siamo indietro sull'infrastrutturazione delle colonnine di ricarica per le autovetture elettriche. Ovviamente qui noi parliamo anche di veicoli che fanno tratte internazionali, quindi abbiamo bisogno di un'infrastrutturazione elettrica e anche di rifornimento ad idrogeno, perché ecco una cosa positiva che questa regolamentazione riconosce rispetto al regolamento delle autovetture è che considera l'idrogeno come vettore per i motori a combustione interna come zero emissioni. Quindi questo è un lato estremamente positivo per la filiera italiana, perché molte imprese della componentistica e anche i costruttori stanno investendo su questa tecnologia. Per il breve tempo a disposizione noi abbiamo provato a evidenziare 5 possibili proposte di miglioramento della regolamentazione. Ovviamente come primo punto riportiamo in auge il tema dei carburanti rinnovabili, perché per questi veicoli diventa fondamentale che nella regolamentazione sia già previsto una metodologia per la valorizzazione di questi carburanti rinnovabili. Quindi questo diventa, rispetto magari a quello che è avvenuto con la regolamentazione delle autovetture, diventa fondamentale che nella regolamentazione sia inserito, una metodologia. Noi proponiamo il Carbon Correction Factor come metodo di valorizzazione. Il secondo punto, come dicevo, è quello di collegare la definizione dei target al 2035 al 2040 all'andamento delle condizioni abilitanti, quindi dell'infrastrutturazione a livello europeo. Un altro tema importante, come vi dicevo, sono stati in questa regolamentazione inseriti nuove tipologie di veicolo che devono raggiungere i target, tra cui ad esempio anche gli autobus extraurbani. Allora, la proposta che facciamo è di separare i target tra quelli che sono le tipologie di veicolo che già hanno già iniziato un percorso per il raggiungimento dei target rispetto a quelli che sono entrati in questo momento sotto target, quindi non lasciare gli stessi target per categorie di veicolo diverso. Un altro tema importante è il target che viene dato per il 2030 per gli autobus elettrici. Ora, sicuramente la strada verso l'elettrificazione del trasporto urbano è sicuramente, si sta andando in questa direzione. Però anche qui, per utilizzare questi veicoli, le aziende di trasporto pubblico, anche loro devono rivoluzionare completamente i loro depositi, completamente ridisegnare il loro servizio. Quindi 7 anni sembrano tanti, ma in realtà non lo sono. Pertanto, visto che già la Commissione nello studio di fattibilità aveva ipotizzato magari un 80% al 2030 e un 100% al 2035, si potrebbe ipotizzare di adottare una
una tempistica, ecco, già immaginata dalla Commissione. Questi sono un poco i punti. C'è un ultimo punto, ma questo magari è un poco più di dettaglio, che i costruttori di veicoli industriali in Europa sono pochi e pochissimi sono in gruppo tra di loro, fanno holding. La normativa prevede la possibilità solo per le aziende che sono in gruppo di poter trasferire i veicoli per il calcolo del raggiungimento dei target, e questo ovviamente comporta un pochino una distorsione per le case costruttrici che non fanno parte di un gruppo, in questo caso diciamo una casa costruttrice italiana, per cui ecco, abbiamo provato a fare due ipotesi, che era o quella, ecco, di eliminare questa possibilità tra gruppi, oppure estendere, visto che la regolamentazione prevede diverse categorie di veicoli, magari poter fare pooling tra i camion e gli autobus. Grazie. I colleghi, prego, Candiani. Grazie, velocissimo Presidente, perché abbiamo un calendario molto, molto fitto di audizioni. Voglio ringraziare innanzitutto i nostri auditi per la disponibilità, la tempestività e la consapevolezza che stiamo sostanzialmente svolgendo audizioni già in pendenza del parere da esprimere. Poi l'indirizzo ovviamente si articola dopo la discussione, l'indirizzo di votazione, anche se gli elementi che stanno aggiungendo rafforzano quella considerazione che avevamo già sviluppato allorché affrontavamo la direttiva nei termini delle auto. È chiaro che ci sono dei vantaggi, ci sono dei svantaggi. Il vantaggio teorico in tema ambientale, questo lo ribadiamo anche in queste circostanze, ne prendiamo atto, non può essere disgiunto dalla conseguibilità reale dell'obiettivo. Il fatto che vengano disassati gli obiettivi in termini teorici sulla decarbonizzazione rispetto all'infrastrutturazione di ciò che consente poi di utilizzare ad esempio la ricarica se è elettrico, piuttosto che non vengono considerate adeguatamente tutte le alternative rispetto all'elettrico, ecco, su questo ci lascia perplessi ovviamente la scelta dell'Unione Europea. Mi limito a queste considerazioni, non potendo ovviamente far finta che i termini temporali ci consentano delle ulteriori approfondimenti, però ripeto e ribadisco, importante il vostro contributo per poter avere ancora più consapevolezza in merito alle scelte che andremo a prendere tra poco. Grazie. Grazie Candiani. Altri? Dottoressa? Allora, noi siamo rimasti un pochino, diciamo, in questo percorso che è stato designato, delineato sulla filiera automotive. Abbiamo riscontrato invece, per quanto riguarda l'adozione del regolamento AFIR, che invece pone dei target di infrastrutturazione agli Stati membri, che poi in realtà è stata molto meno ambiziosa, e quindi questo ci ha un po' lasciati, come dire, con l'amaro in bocca, perché nel momento in cui si fanno poi delle scelte in considerazione della necessità di fare una rivoluzione totale dell'utilizzo, non solo della produzione ma proprio dell'utilizzo di questi veicoli, ci saremmo aspettati, ecco, un'ambizione per i singoli Stati membri molto più elevata. L'auspicio è che, come dire, che magari gli Stati membri riescano a raggiungere gli obiettivi che sono stati definiti e andare magari anche oltre, proprio per raggiungere anche noi dal lato nostro i nostri target. Bene, grazie ai rappresentanti di ANFIA, grazie per la disponibilità e scusate del poco tempo a disposizione. Lascio i miei bigliettini da visita. Tanto se dal servizio informatico facciamo entrare i rappresentanti di Anita, per favore. Grazie. Forse ce l'avevo già. Buongiorno.
Saluto la dottoressa Giuseppina Della Pepa, segretario generale di Anita. Mi preme evidenziare che la nostra ospite che a causa della scadenza dei termini per l'espressione del parere allo svolgimento della campagna per le elezioni amministrative in tutta Italia abbiamo dovuto concentrare nella seduta odierna lo svolgimento di alcune audizioni relative a questa proposta di regolamento sulla quale la nostra commissione è chiamata ad esprimere un parere ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà nella seduta odierna. Ciò non togliere la rilevanza a questo importante momento conoscitivo perché le preziose indicazioni che ne scaturiranno potranno essere puntualmente trasposte nel parere che andremo dopo a votare. Lascio quindi la parola alla nostra ospite, direi per 7 minuti. Prego, dottoressa. Grazie Presidente, ringrazio lei e gli onorevoli deputati presenti per l'invito che ci avete fatto a questa audizione, che ci dà la possibilità, come dire, di esprimere il nostro punto di vista su questa proposta di regolamento che è di vitale importanza per le imprese di autotrasporto. Anita infatti è l'associazione che rappresenta le imprese di trasporto e logistica aderente a Confindustria che operano, diciamo, a livello nazionale e internazionale. Sono le aziende, quelle che noi rappresentiamo, che si riconoscono, che costituiscono, diciamo, le realtà più solide del settore. Al termine dell'audizione invierò anche un nostro contributo scritto così che diciamo questo agevoli i presenti anche nella lettura approfondita di quello che adesso andrò a esprimere. Ma innanzitutto va detto che il settore del trasporto merci ormai è innegabile, è un settore cruciale per l'intera economia e anch'esso però è molto attento al percorso di decarbonizzazione che anche il settore dell'autotrasporto, diciamo, è chiamato a compiere. Volevo solo ricordare che mentre i trasporti in generale sono responsabili di quasi un terzo delle emissioni di gas effetto serra totali, ovviamente in gran parte legata alla CO2 e al consumo di combustibile, ma il dato europeo ci dice che i veicoli pesanti di merci e passeggeri incidono per il 6% sul totale delle emissioni, mentre le autovetture per la mobilità individuale di persone incidono per il 13%, questo anche per dare un dato, come dire, di contesto. Devo dire che come è stato evidenziato, no, dagli ultimi regolamenti, quelli previsti dal pacchetto Fit for 55, la maggior parte del peso della decarbonizzazione sta ricadendo sul settore del trasporto, al quale vengono assegnati importanti obiettivi da raggiungere in una tempistica che non sembra in linea con il progresso tecnologico che si è sviluppato nel settore del trasporto su strada. Gli sviluppi tecnologici di soluzioni alternative al gasolio capaci di soddisfare contestualmente le prestazioni operative di veicoli di oltre 44 tonnellate di peso per un trasporto di lunga distanza e l'abbattimento delle emissioni sono molto meno maturi rispetto a quelle già disponibili per il trasporto passeggeri e per quello delle merci in ambito urbano e comunque sono di più complessa valutazione. Voglio ricordare che l'alimentazione elettrica, come diceva anche la collega di Anfia, finora ha preso piede nella mobilità delle merci a breve raggio e questo non è un caso. Solo di recente si sono affacciati sul mercato i primi mezzi pesanti a batteria BEV. Il biometano e i biocarburanti in generale, parliamo di biocarburanti avanzati, possono determinare una decisiva svolta verso green nel trasporto stradale.
ma hanno livelli di produzione e distribuzione ancora insufficienti, con costi ancora troppo elevati. Anche l'idrogeno, nelle sue applicazioni finali per il trasporto pesante, è una filiera ancora tutta da sviluppare, soprattutto per quanto riguarda quello prodotto da fonti rinnovabili. Anche dal punto di vista infrastrutturale emergono forti lacune, essendo già attualmente la rete di ricariche di rifornimento sia a livello nazionale che a livello europeo largamente insufficiente per il raggiungimento dell'attuale target almeno 30% al 2030. Oggi devo dire ciascuna tecnologia presenta un differente grado di maturità con vantaggi e svantaggi di varia natura. Parliamo di entità e i costi della produzione che ricadono sugli utilizzatori finali, l'autonomia, come dicevo prima, l'efficienza energetica assicurata al mezzo, i costi per la disponibilità delle infrastrutture distributive, aggiungiamo anche i tempi di rifornimento. Quindi, dal nostro punto di vista, non è possibile Dottoressa, 2 minuti. individuare una soluzione unica a cui ricorrere per decarbonizzare il trasporto pesante. Quindi dobbiamo incentivare un rinnovo dei veicoli industriali che sia basato sulla diversificazione energetica. Quindi detto questo, pur essendo favorevoli alle azioni che la Commissione sta portando avanti per quanto riguarda la riduzione delle emissioni CO2 dei veicoli pesanti, non condividiamo l'esclusione dei carburanti neutri sotto il profilo dell'impatto climatico per il raggiungimento dei target prefissati. Quindi noi riteniamo che debbano essere garantite condizioni di parità tra tutte le tecnologie praticabili, tra cui il gas naturale compresso, quello liquefatto e, come dicevamo prima, anche nelle loro componenti bio, proprio nel pieno rispetto, come dicevo prima, del principio della neutralità tecnologica. Questo per spingere in qualche modo sia i costruttori della filiera, ma anche le aziende che noi rappresentiamo, gli utilizzatori di questi veicoli, ad essere incoraggiati a investire in queste soluzioni che possono ridurre le emissioni di CO2 anche nel breve termine e non unicamente pensando al lungo periodo. In conclusione, noi rispetto alla proposta di regolamento evidenziamo 3 punti. Le tempistiche sono già state dette anche dalla collega dell'Anfia. Riteniamo che il target del meno 45% sia totalmente irrealistico, quindi proponiamo di mantenere l'attuale target che è già molto ambizioso, ma di farne slittare il raggiungimento dal 2030 al 2035. L'altro punto è quello di valorizzare appunto i carburanti rinnovabili. E il terzo punto è quello riferito alle infrastrutture di ricarica e di rifornimento di cui già si è parlato. Qui chiediamo uno sforzo anche agli Stati membri perché ciascuno faccia la propria parte prevedendo politiche di ampio respiro per lo sviluppo di queste infrastrutture di ricarica sia lato pubblico che nel privato. Quindi vorremmo lanciare appunto la proposta di riconoscere anche alle aziende private che realizzano infrastrutture di rifornimento alternativo, parliamo di elettrico per la distribuzione urbana, biocarburanti e idrogeno, anche in luoghi privati, proprio per l'approvvigionamento delle proprie flotte, questo per arricchire e completare la rete distributiva di queste fonti energetiche innovative. Spero di Grazie. essere stata nei tempi che mi sono stati Assolutamente, concessi assolutamente e ringrazio per l'attenzione. nei tempi, assolutamente chiara. Grazie, dottoressa. Deputati presenti, vi sono De Monte. Ci diamo De Monte. Grazie Gruppo Azione. Presidente.
Intanto grazie alla dottoressa Della Pepa per questa relazione. Una prima considerazione: sapete che un tema europeo è Women in Transport, cioè la presenza delle donne. Devo dire che da che abbiamo appena udito l'Italia è molto ben rappresentata. La seconda considerazione riguarda l'investimento che ha fatto l'autotrasporto in tutti questi anni con appunto le flotte in parte già di LNG, e in questo l'industria dei mezzi pesanti ha seguito queste indicazioni, perché si sa che i mezzi pesanti sono passati dai 300 cavalli ai 400 e per noi non è irrilevante, ed è questa la considerazione. Noi abbiamo una barriera che è quella delle Alpi, quindi in tutto questo dobbiamo mettere insieme anche la collocazione appunto degli Stati membri. Vorrei fare una domanda però a proposito dell'impatto, perché appunto le aziende di autotrasporto, anche quelle più robuste, comunque fanno fatica a stare dietro a questi standard, proprio perché devono adeguare le flotte rispetto alle previsioni, ai target che sono stati stabiliti, e abbiamo una competizione europea nel mercato unico sempre più forte, soprattutto per quanto riguarda i paesi dell'Est Europa che hanno sviluppato flotte molto molto numerose e molto importanti. Quindi vorrei chiedere se è stata fatta una valutazione in questo senso e quindi quanto potrà incidere sulla realtà economica di questo settore italiano se questo regolamento dovesse andare avanti. Grazie. Grazie De Monte. Candiani, relatore, gruppo Lega. Un attimo, dottoressa, abbiamo ancora... Velocemente, Candiani, grazie Lega. Dottoressa. Velocemente, innanzitutto volevo ringraziare anche voi per la disponibilità a questa audizione, pur sapendo che con tempi molto stretti abbiamo, diciamo, un indirizzo che è sostanzialmente tracciato, però gli argomenti che voi state portando ci confermano e ci possono dare ulteriore determinazione in questo indirizzo. La preoccupazione ovviamente è quello, come avete già anche identificato e individuato, che ci sia un disassamento tra gli obiettivi, chiamiamoli ideali, e la capacità materiale di conseguire poi quegli obiettivi, portando sostanzialmente i settori a una prevedibile incapacità di soddisfarli e quindi il Paese stesso a trovarsi in condizioni di non rispetto delle normative e dei regolamenti europei. Ecco, su questo chiedo solo velocemente, a suo avviso, quali altri Paesi europei possono avere condizioni simili alle nostre valutazioni, e quindi in questo senso con chi possiamo interloquire in maniera più concreta per poter far valere un buon senso nell'applicazione di norme che ci devono vedere impegnati verso la riduzione della CO2, ma certamente con una capacità che non sconquassi né dal punto di vista economico-sociale né dall'altra parte vada incontro a frustrazioni per la non capacità di ottenere i risultati. Grazie. Grazie Candiani. Prego dottoressa per una veloce replica. Sì, intanto ringrazio gli onorevoli per le domande. Per rispondere all'onorevole De Monte, sì, diciamo, le sue considerazioni sono assolutamente in linea con quello che è il pensiero espresso dalle nostre aziende. Noi rappresentiamo in particolare le imprese, quelle più strutturate, che hanno flotte importanti, quindi diciamo si amplifica e si moltiplica la preoccupazione rispetto a questo provvedimento. Non c'è dubbio che si dovrà intervenire anche a livello massiccio per accompagnare, diciamo, le aziende in questa fase, tant'è che con i colleghi, anche quelli presenti e che hanno composto, diciamo, questo panel di audizioni odierne, stiamo proprio studiando come dire, delle proposte per creare, diciamo, le condizioni attraverso l'istituzione di un fondo che possa aiutare le aziende in questo processo, perché se non facciamo questo rischiamo di rallentare, no? Quel processo che è già stato avviato e che lei stessa, onorevole, ricordava all'inizio della sua domanda, dalle aziende, e rischiamo addirittura che questo processo si interrompa, nel senso che, visti anche i costi per di queste nuove tecnologie, il rischio concreto è che le aziende non effettuino, no, questi investimenti, quindi si crea
l'effetto Cuba, di cui poi si sente parlare sugli organi di stampa. Quindi ringrazio l'onorevole De Monte per aver posto questa domanda. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, quali possono essere i paesi europei a noi alleati, ma in generale io penso che questo sia un problema che tocchi un po' tutti i paesi dell'Unione Europea, quindi diciamo le questioni che abbiamo evidenziato oggi possono sarà, anzi sono condivise da tutti i paesi. Forse quello più vicino anche al nostro mercato, alla nostra condizione di mercato, è la Spagna, probabilmente che insieme a noi e con noi, diciamo, può portare avanti questa battaglia. Però non vorrei evidentemente escludere altri paesi per il principio che dicevo prima, cioè questo è un tema che riguarda a 360 gradi tutte le imprese che operano nel trasporto a livello ormai a livello europeo. Spero di aver risposto alle domande. Assolutamente sì, grazie dottoressa, la grazie salutiamo e chiudiamo grazie. L'audizione. Prendo atto che non vi sono obiezioni. Saluto il dottor Massimo Artusi, vicepresidente di Federauto, il dottor Gianfranco Soranna, direttore generale. Mi preme evidenziare i nostri ospiti che a causa della scadenza dei termini per l'espressione del parere allo svolgimento della campagna elettorale per l'elezione amministrativa abbiamo dovuto concentrare nella seduta odierna lo svolgimento di alcune audizioni relative a questa proposta di regolamento sulla quale la nostra commissione è chiamata ad esprimere un parere. Ciò non togliere la rilevanza di questo importante momento conoscitivo per le importanti e preziose indicazioni che ne scaturiranno. Cedo quindi la parola ai nostri ospiti, pregandoli di contenere il loro intervento in 7 minuti. Prego. Grazie Presidente. Grazie, buongiorno, grazie per aver dato l'opportunità a Federauto di esprimere le proprie opinioni riguardo questo argomento che è di notevole importanza. Federauto innanzitutto è l'associazione delle concessionarie italiane, raggruppa circa 1200 aziende, un fatturato complessivo di circa 45 miliardi di euro, 12.000 addetti diretti più un settore indiretto altrettanto importante. Federauto ci tiene a dare la propria opinione in quanto è l'anello di congiungimento tra l'industria e il cliente finale. Nel caso specifico parliamo di clienti che sono imprese, quindi dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio, l'argomento è di notevole importanza perché è a salvaguardia del sistema produttivo nazionale e internazionale. Fondamentalmente la nostra posizione si basa su 3 osservazioni particolari. La prima è l'inserimento dei carburanti rinnovabili all'interno del regolamento UE 2019. E il secondo è rivedere i target e le scadenze recentemente variati. E terzo sono far sì che nella definizione dei target e delle scadenze siano prese in considerazione anche quelle che vengono chiamate condizioni abilitanti, cioè tutti quei fattori estranei all'industria che sono altrettanto importanti per il suo funzionamento. Cerco di essere breve riassumendo che gli ultimi orientamenti sia in campo europeo che internazionale stanno rivedendo un po' il proprio atteggiamento su quelli che sono i carburanti non fossili, quindi generalmente tutto ciò che è biocarburante. Abbiamo visto con la legislazione light vehicle dell'Unione Europea l'apertura ai biofuel. E questo ha rappresentato un fatto importante perché ha superato quello che era il concetto che ormai sembrava definito di solamente di emissioni
dal serbatoio alla ruota, che è molto limitante perché evita, non considera tutto ciò che viene prima dell'immissione nel veicolo del carburante. E questo è un approccio che secondo noi ha generato tutta una serie poi di grandi incomprensioni e di errori, perché la riduzione dell'anidride carbonica, è quello che tutti vogliamo, perché tutti viviamo in questo pianeta, si ottiene decarbonizzando il vettore energetico, non chi utilizza il vettore energetico. E in questo, anche leggendo la valutazione degli impatti che ha fatto la stessa Comunità Europea, sembrano sbagliate alcune variabili essenziali. L'altro fatto importante è che la necessità di un approccio diverso di misurazione diventa fondamentale ancor di più proprio negli heavy duty, nel veicolo industriale e commerciale, che sono i veicoli che movimentano l'economia nazionale. Su questo criterio è strategico quindi riconoscere che tutti i carburanti di origine non fossile e di origine da un ciclo rinnovabile vengano inclusi nelle possibilità e nel conteggio delle riduzioni della CO2, in quanto questi carburanti, biocarburanti, non fanno altro che riutilizzare quella che è una CO2 che già è stata immessa nell'atmosfera e quindi hanno un computo neutro. Questo è stato riconosciuto non da ultimo dal cluster tecnologico nazionale dei trasporti nel Path to 2030, in cui addirittura in questo studio si evidenzia come utilizzando vettori di carburanti biologici la riduzione dell'anidride carbonica sarebbe superiore nel medio termine rispetto addirittura a un utilizzo solamente elettrico, proprio perché l'energia che oggi si utilizza elettrica ha una matrice prevalentemente fossile o nucleare. Quindi un effetto tangibile, immediato e quindi da subito compatibile con quelli che sono gli obiettivi di riduzione della CO2. In più, giusto per una piccola differenza tra un biocombustibile e un e-fuel, il biocombustibile appunto proviene da un ciclo che riutilizza materie prime già esistenti. Questo molto spesso si fa un po' di confusione perché si parla molto di biocombustibili, si pensa a colture che vengono destinate per fare dei carburanti, ma non è così, o almeno non è detto che sia così e non è detto che lo sviluppo di questo tipo di biocarburanti porti a un'intensificazione dell'utilizzo del territorio non per fini alimentari ma per fini energetici. Un altro punto importante è quello di considerare quindi i motori endotermici alimentati con carburanti rinnovabili pienamente compatibili con la normativa CO2. Riguardo target e scadenze, recentemente sono state aumentate i target relativi alla riduzione di CO2 nei veicoli pesanti al 2030 e al 2040. A noi sembra del tutto inverosimile questo tipo di proposta, in quanto, come anzidetto, non contribuisce alla logica ambientale, perché comunque i vettori energetici che verrebbero utilizzati, cioè l'energia, ha comunque una matrice fossile. Non avrebbe un impatto positivo di natura socio-economica, in quanto metterebbe in crisi un settore che è strategico, è un settore che dà lavoro a tantissime persone, e sull'aspetto tecnico-funzionale, in quanto, per quanto se ne parli moltissimo, allo stato dei fatti l'industria non è ancora stata in grado di sviluppare dei prodotti che possano garantire gli stessi risultati di quelli attualmente in circolazione. Quindi bisognerebbe riconsiderare il timing dettato dall'Unione Europea e dargli un'applicazione più consistente alla realtà dell'industria e non ultimo alle condizioni abilitanti, e poi cerco di concludere, in quanto se è vero che questo processo dipende dall'industria, non dipende solo dall'industria, e questo noi concessionari vogliamo ricordare che l'industria fa sempre dei grandi sforzi per migliorare i propri prodotti, e la dimostrazione dell'Euro 6e, che è un livello a cui siamo arrivati, che è estremamente importante,
può continuare eventualmente anche con l'Euro 7, ma non può essere sottoposto a un'accelerazione che non dipende solo dalla stessa industria, ma da una serie di altre condizioni, quali sono appunto la disponibilità di vettori energetici puliti, la loro reperibilità sul mercato con facilità ed economicità, e soprattutto, ecco, non può essere penalizzata solamente l'industria. Io ho cercato di riassumere al massimo il mio intervento, vi ringrazio dell'attenzione. Grazie, dottore, è stato precisissimo. Vi sono interventi da parte dei deputati? Relatore Candiani, gruppo Lega. Grazie Presidente, per doveroso ringraziamento ai nostri auditi e anche qui per una precisazione che vuole essere ovviamente di conferma del nostro interesse all'audizione. Abbiamo dei tempi stretti e quindi sappiamo già che l'indirizzo è tracciato. Questo però ci serve, questa audizione serve la vostra opinione per riuscire ad avere ancora una più chiara determinazione e consapevolezza dei temi. È indubbio che il tema ritornerà, perché poi su questi stessi parametri che vengono imposti lo stiamo comprendendo sempre meglio ad ogni audizione. I termini sono difficilmente sostenibili e certamente andremo incontro ovviamente a degli aggiustamenti, perché altrimenti significa o mettere in condizione il Paese di andare a infrangere delle regole, oppure chiaramente fissare degli obiettivi che sono pleonastici, solo in funzione, lo dico in maniera molto rispettosa, della prossima scadenza elettorale delle europee dell'anno prossimo, essendo privi tuttavia di, temo, una capacità economica di sostegno di questi grandi progetti. Quindi ringraziamento ovviamente per l'audizione e ne faremo ovviamente tesoro opportuno nel sostenere il parere che poi verrà votato. Grazie. Grazie. Bene, se volete replicare, con una breve replica. Però non credo che sia necessaria una replica. Quindi, bene. Grazie dell'opportunità. Grazie, audizione chiusa. Diretta partita. Saluto il dottor Sergio Lomonte, segretario nazionale del Confartigianato Trasporti, al quale evidenziamo che a causa della scadenza dei termini per l'espressione del parere e lo svolgimento della campagna per le elezioni amministrative abbiamo dovuto concentrare nella seduta odierna lo svolgimento di molte audizioni relative a questa proposta di regolamento. Ciò non toglie la rilevanza di questo importante momento e questa commissione farà di sicuro tesoro di quanto ci dirà nella sua relazione. Dottore, a lei la parola. Le diamo, come i precedenti auditi, le diamo 7 minuti. Bene, grazie. Spero di fare anche prima, insomma, perché tante cose saranno sicuramente ripetute, condividendo assolutamente l'intervento dei colleghi nelle precedenti audizioni, per cui cercherò di sintetizzare e magari apportare qualche piccolo contributo di novità rispetto a quanto già ascoltato. Ringraziamento doveroso a lei e alla Commissione tutta per aver voluto fortemente che Confartigianato Trasporti
principale organizzazione di rappresentanza delle piccole e medie imprese dell'autotrasporto e della logistica, potesse dare le proprie, fornire a voi il supporto, le considerazioni dal lato dell'utenza. Io ho appreso, ascoltando anche le audizioni precedenti, con soddisfazione che insomma è comune intendimento di tutti gli operatori della filiera automotive, siano essi costruttori, siano essi concessionari o associazioni delle imprese di autotrasporto merci e persone, di netta, come dire, contrarietà ad alcuni principi fissati dalla proposta di regolamento. E quindi non posso che condividere ovviamente la necessità che vengano considerati assolutamente compatibili al raggiungimento della finalità di riduzione delle emissioni di CO2 i biocarburanti e tutti i carbon neutral fuels, proprio perché derivanti da fonti rinnovabili e perché in questo momento sono quelli che garantirebbero anche di raggiungere probabilmente la decarbonizzazione rispetto agli fuels che in maniera anche un po', voglio dire, utopica, invece hanno dei costi di produzione enormi e che non sarebbero diffondibili su larga scala nel breve termine. Per cui c'è anche questa contraddizione in terminis, per cui vediamo esclusi i biocarburanti che invece sarebbero immediatamente utilizzabili se ricompresi in questa proposta, se inclusi, e invece ci troviamo con una definizione totalmente e aprioristicamente favorevole agli fuels che sono di difficile reperimento e costosissimi, per cui scoraggerebbero, come dire, il raggiungimento della decarbonizzazione che è l'obiettivo primario che tutti ci poniamo. Ripeto, queste sono considerazioni che noi facciamo e che contemplano chiaramente il punto di vista degli operatori professionali, cioè coloro i quali su cui si scaricano gli effetti delle scelte, delle decisioni che indirizzano gli standard per la produzione e la commercializzazione dei veicoli pesanti. Per cui noi non siamo costruttori di veicoli, i costruttori probabilmente si adegueranno pur tra mille difficoltà sulle imprese di trasporto, sui fruitori, sui consumatori finali che sono appunto rappresentano gli utenti, operatori della strada che garantiscono l'approvvigionamento dei beni di prima necessità e dei generi alimentari, invece si scaricheranno tutti gli effetti nefasti di una scelta che comporterà inevitabilmente ulteriori costi, aggravi insostenibili che non daranno loro la possibilità di potersi adeguare entro queste tempistiche così definiamole assurde, ecco, per non dire altro. E quindi la necessità di rivedere assolutamente anche la tempistica fissata, il meno 45 al 2030 è per noi totalmente irrealizzabile, lo dicono anche tutti i documenti di programmazione ambientale definiti dall'Unione Europea, anche di recente emanazione. Un aspetto che cogliamo positivo e che vorremmo fosse inserito anche nella determinazione dell'obiettivo di riduzione delle emissioni CO2 per i veicoli pesanti è quello, già citato poco fa, di un approccio che valorizzi e che veda rafforzato il principio del well to wheel, cioè dell'andare a considerare come dire, la riduzione delle emissioni dalla fonte, dalla produzione della fonte energetica al tubo di scarico, insomma, e non soltanto dal serbatoio al tubo di scarico. E lì ci renderemmo conto che la sola energia elettrica, oltre ad avere costi molto più importanti, dovrebbe essere totalmente derivante da fonte rinnovabile. Ancora, continuo rispetto ad un altro aspetto per noi essenziale. La previsione di una realizzazione di target, sebbene ambiziosi, che possono essere condivisi o meno, però devono essere assolutamente messi in correlazione all'effettiva e fungibile dotazione di infrastrutture di ricarica elettrica in questo caso, ma anche di erogazione dei carburanti o dell'idrogeno che viene individuata anch'essa come fonte per il futuro. Se non c'è realmente una diffusione delle infrastrutture di ricarica, a noi dispiace sottolinearlo, ma la transizione ecologica, la decarbonizzazione, la neutralità e la riduzione massiva delle emissioni, noi crediamo che sia assolutamente utopica, se non irrealizzabile. Proprio per questo, sulla base di queste considerazioni, valutiamo necessario indicare quelle che per noi sono le priorità assolute, e le vado ad elencare, ma sono oggetto anche della memoria che invieremo a seguito di questa audizione, che quindi rimarrà agli atti. Lo diceva poc'anzi il senatore Candiani, io lo parafraso,
in questa audizione. La via è stretta, se non impossibile, però è nostro dovere, rappresentando imprese, operatori professionali, dire quello che è la realtà dei fatti, visto che osserviamo una realtà che è la vera realtà, è la vera economia, e non l'utopia che si fa molte volte, guidati da un'ideologia miope. Dicevo, le priorità quindi per noi fondamentali e che sicuramente saranno da riproporre alle prossime tornate sono quelle di garantire un mix energetico che tenga conto sia degli utilizzatori finali, appunto, ma anche dei flussi energetici, delle fonti di alimentazione, che garantisca quindi la neutralità appunto delle fonti di alimentazione, fornire un sostegno e misure di accompagnamento adesso per incoraggiare una vera transizione attraverso anche carburanti Un minuto, alternativi e dottore. biocarburanti. Sì, vado a terminare. Rendere sostenibili gli investimenti che si troverà a affrontare il comparto dell'autotrasporto attraverso non più singole misure nazionali, ma un corposo e strutturale piano di incentivi pubblici a livello comunitario che consenta alle imprese, appunto, di poter contribuire agli ambiziosi obiettivi. Costruire un quadro comune europeo normativo che in qualche modo mette in correlazione le varie normative, pensiamo all'ETS2, all'AFIR, all'Eurovignette, che hanno obiettivi talvolta un po' distonici, un po' differenti, e poi, appunto, sviluppare una rete di stazioni di rifornimento seguendo un approccio pragmatico e funzionale alle esigenze dell'economia di mercato. Grazie mille. Grazie a lei, dottore, è stato chiarissimo. Colleghi, onorevole Candiani, Gruppo Lega, relatore. Grazie Presidente, mi atterrò ovviamente anch'io scrupolosamente ai tempi stretti, ringraziando innanzitutto i nostri auditi per la disponibilità data e esprimendo un dispiacere ovviamente per i tempi stretti a cui siamo obbligati per rispettare i termini e poter inviare un parere che stiamo ovviamente meditando, ma che andrà nell'ottica, come già espresso in passato, di sostenere la criticità rispetto a questo tipo di impostazione data a livello unionale. Perché è indubbio che ci deve essere un obiettivo da raggiungere, ma devono esserci anche degli strumenti e una capacità di raggiungere questi obiettivi, altrimenti ci poniamo dei punti di riferimento insostenibili, andando incontro a frustrazioni o peggio ancora, mettendo poi il paese reale, non quello teorico, in condizione di non rispettare le normative, il che ovviamente sarebbe ulteriormente di danno. Ringrazio quindi anche per gli elementi che sono stati aggiunti, che confermo vanno nella linea delle altre audizioni e quindi anche in quella che stiamo ponderando per il parere finale, avendo ben chiaro che non ci può essere filosofia in questi casi, ma ci deve essere un sano pragmatismo di ciò che è sostenibile da parte del Paese rispetto a quelli che sono degli obiettivi altrimenti inarrivabili. Grazie. Grazie Candiani. De Monte, azione. Grazie, anch'io ringrazio il relatore per questo intervento. Solo una breve considerazione, cioè che effettivamente ha centrato anche uno dei punti sensibili, che è quello dell'impatto sul consumatore finale, perché alla fine se aumentano i costi degli investimenti sulle flotte, aumenta il costo anche dei carburanti, è chiaro che l'impatto immediato è quello che avviene sul consumatore finale. E vorrei ricordare che l'autotrasporto ha fatto notevoli investimenti in tutti questi anni e oltretutto c'è anche un altro aspetto, che ci deve essere la possibilità di approvvigionamento lungo le reti TEN-T, e su questi obiettivi comunque gli Stati membri sono in ritardo. La domanda analoga a quella che è rivolta ad Anita è questa: visto che appunto Confartigianato Trasporti rappresenta delle realtà medio-piccole rispetto a quelle altre che abbiamo sentito, quindi quale può essere l'impatto di un regolamento simile, quindi il rischio tra virgolette di espulsione dall'industria del trasporto di queste realtà di trasporto che sono più appunto piccole e quindi più soggette appunto alla concorrenza. Dottore, se vuole replicare, altri interventi dei Sì, deputati? non è una replica, come dire, una triste presa di coscienza rispetto a quanto mette in luce l'onorevole De Monte, ed una crisi che già grava sui nostri autotrasportatori, siano essi micro, piccoli o grandi, che inevitabilmente, come dire, non consentirà loro di recuperare quei margini di competitività che invece dovrebbero essere, no, in un momento di crisi, quelli che darebbero la spinta verso questi obiettivi ambiziosi di decarbonizzazione che, ripetiamo, il comparto vuole traguardare.
Quindi noi ci ritroviamo a voler raggiungere e in qualche modo contribuire a queste ambiziose sfide, ma ne siamo fortemente impossibilitati a causa di target devastanti che vengono posti. E la difficoltà principale, come sottolineato dall'onorevole De Monte, è proprio quella di non riuscire a mettere in campo delle azioni che consentano alle imprese di poter continuare a svolgere il proprio lavoro ed essere competitive. Solo questo. Quindi ci auguriamo una presa di coscienza forte a livello europeo affinché invece si renda tutto molto più realistico. Grazie dottore, ancora una volta estremamente chiaro. De Monte voleva? No? Bene. Allora, se non vi sono altri interventi, audizione